Ben trovati a voi tutti, il più cordiale dei saluti arriva anche per questo nuovo appuntamento estivo con la nostra e vostra terza pagina della cultura, ovvero della vostra emittente di informazione locale, dedicate alle repliche dal teatro. Permettetemi di inviare un applauso ed esprimere vicinanza ai nostri e vostri editori. Per loro le vacanze sono posticipate. Infatti la scadenza del 21 settembre per la presentazione delle domande per i fornitori di servizi di media audiovisivi locali, l'FSMA, per poter concorrere all'acquisizione di capacità trasmissiva sui nuovi operatori e quindi partecipare al successivo bando per l'attribuzione di un LCN e proseguire l'attività, peraltro niente affatto scontata, di certo non permette loro di andare in ferie. Bravi, bravi e bravi. Con loro e noi tutti, anche il presidente dell'Area, Antonio Diomede, che ci ha fatto pervenire questa breve nota. Nonostante le acque agitate che tormentano l'Italia, in fatto di pluralismo radio-televisivo, la vela dell'Area, manipolite sulla comunicazione, continua la sua crociera di libertà, presidiando le sedi istituzionali romane e approderà il 4 ottobre prossimo a Piazza Montecitorio per chiedere al Parlamento il rispetto integrale dell'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero ed espressione con qualsiasi mezzo di comunicazione, ovviamente sulla libertà di informare. Il 28 luglio 1976, con la sentenza 202, la Corte Costituzionale pose fine al monopolio della RAI, dando voce alle radio e TV locali. Quelle voci oggi non possono essere soppresse senza ferire gravemente la Costituzione italiana. Mani pulite sulla comunicazione, riformando, chiedendo di riformare l'editoria radiotelevisiva, vuole restituire ai cittadini il diritto di informare e di essere informati. Giusto per appunto informare anche voi, nostri telespettatori, sia sulla mole e il clima del lavoro imposto agli editori locali dai cambiamenti in atto con il pretesto di nuove tecnologie imposte per legge, contro le quali non abbiamo proprio nulla, tutt'altro, vanno favorite, ma devono confrontarsi con il mercato. Va anche favorito l'utente finale, voi, nella libertà di scegliere e di decidere relativamente al dover spendere di tasca vostra per l'acquisto di ricevitori, dover acquistare la nuova tecnologia, perché imporla? Va inoltre favorito nel rispetto della Costituzione chi da oltre 45 anni sta svolgendo una seria attività di informazione in ambito locale e certo non può permettersi i lussi dei maggiori oneri imposti dei nuovi sistemi di diffusione del segnale. L'informazione è un servizio pubblico e in quanto tale va sostenuta. O le contribuzioni devono essere dominio riservato di monopoli, ma di questo avremo modo di parlarne. I diritti acquisiti, inviolabili in uno Stato di diritto, e il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione vanno rispettati. Lo dico sempre, è stato il capo dello Stato ad affermare che l'informazione è presidio di democrazia. E la democrazia va difesa anche dagli attacchi, da ovunque essi arrivano, ma anche dagli attacchi mascherati di tecnologia. Detto questo, passiamo al concerto di questa puntata, realizzato al Teatro delle Voci di Treviso, il più grande studio di registrazione d'Italia e uno dei tre più grandi d'Europa, come l'Abbey Road di Londra,
Esatto, quello reso famoso dai Beatles e dai Rolling Stone. E un altro studio di pari dimensione e qualità si trova a Sofia, la capitale della Bulgaria. Il terzo è quello di Treviso, quello che vedrete questa sera. È il primo concerto della rassegna che abbiamo voluto organizzare nel 2016 per commemorare il centenario dalla nascita dell'immenso Yehudi Menuhin, forse anche senza forse, lo dico sempre, il più grande violinista del Novecento, o quantomeno tra i più grandi. Sua pupilla, il tempo, peraltro contesa da David Oistrakh, altro grandissimo violinista a noi tutti ben noto e grande amico di Menuhin, era quella che oggi è la continuatrice della scuola di Yehudi Menuhin, la professoressa di Paolo Tagliamento, quel ragazzo che vedete sempre, ancora oggi suo allievo a Monaco. E giusto per completare il quadro, a Paolo è stato affidato dalla fondazione proprietaria un violino del liutaio Rogeri, strumento del 1701, che dicono sia stato suonato proprio anche da David Oistrakh. In questa occasione, come gran parte dell'orchestra, Paolo suonerà un violino di uno dei più grandi liutai italiani ancora in opera, Franco Simeoni, peraltro di Treviso. Il programma verrà presentato direttamente in emissione. Abbiamo voluto lasciare, come abbiamo iniziato dalla volta scorsa, le presentazioni come fatte al tempo. Sarà un bel divertimento e grazie, grazie della vostra attenzione e buona serata, buon divertimento. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo primo matinée autunnale per quanto riguarda il Prosecco Classica Festival. È nato dall'Associazione Veneto 1 in collaborazione con il Teatro delle Voci e con il patrocinio del Comune di Treviso. Una rassegna, in particolare questo concerto oggi, dedicata al centenario della nascita di Yehudi Menuhin, che è stato, come molti di voi sapranno, il violinista più importante, più carismatico del primo Novecento, un prodigio come pochi nella storia. Ma noi questa sera ne ascolteremo, insomma, contemporanei, davvero importanti. Andiamo ad ascoltare un repertorio dedicato a Vivaldi. Perché Vivaldi? Perché è il più grande talento del nostro territorio, poco conosciuto a livello di vita privata, però che ha saputo raccontare il territorio, le nostre eccellenze, forse prima ancora che si chiamassero così, ecco. E andremo ad ascoltare il concerto alla Rosticana in Sol maggiore, RV 151, il concerto per violino e violoncello in Si bemolle maggiore, RV 547, e il concerto per violoncello e archi in La minore RV 419. Questa è la prima parte del programma. Io do il benvenuto all'orchestra dei solisti di Radio Veneto 1. Vivaldi ha saputo dare valore con oltre 450 concerti per vari strumenti, singoli, in accoppiata, per orchestra, a quella che era la musica del suo tempo. Musica che per un po' di tempo è stata un po' dimenticata, è stata riscoperta soltanto in tempi recenti, e noi vogliamo ritornare a
far ascoltare, far scoprire, far apprezzare questa che è una nostra caratteristica. Io do il benvenuto al maestro Giorgio Sini, che avrà la direzione quest'oggi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Continuiamo con la parte clou del nostro programma, Le quattro stagioni di Vivaldi, brano sicuramente ai più conosciuto e sicuramente nel cuore di tutti noi. Basti pensare alla giornata di oggi che ci racconta appunto il tempo uggioso dell'autunno, che è stato raccontato prima da Vivaldi attraverso la musica, ma non solo, la vendemmia, il freddo invernale. Tutti i passaggi che noi ritroviamo nelle note di questa stupenda musica. Io invito ancora il maestro Giorgio Sini prima invito il maestro concertatore Glauco Bertagnin, solista alla violina.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Parte del concerto perché hanno fatto in questi anni di attività dell'orchestra i solisti di Radio Veneto 1 da trampolino di lancio, ma probabilmente non ne aveva neanche bisogno, di un giovanissimo talento del nostro territorio che negli ultimi anni è per qualche tempo espatriato in Spagna e però ogni tanto torna a regalarci delle perle di assoluto talento. Per noi quest'oggi Paolo Tagliamento. Paolo. Paolo Tagliamento quest'oggi ci suonerà due brani, tratti dalle sonate partite per violino di Bach, brani che hanno avuto un destino un po' particolare. Infatti sono stati riscoperti solo circa 80 anni dopo essere stati scritti, nella bottega di un droghiere. Probabilmente sarebbero stati usati per, non so, avvolgere il pane, il formaggio, se non fossero appunto stati riscoperti da un collezionista di firme bachiane, appunto. Lo stesso triste destino che purtroppo sarebbero toccati agli scritti di Vivaldi, forse, se appunto anche Bach stesso non li avesse riscoperti e riscritti. E oggi Paolo Tagliamento ci suonerà dalla partita numero 2 la Sarabanda e la Giga. Permette una piccola intromissione per dire che ho anche voluto questo momento di Paolo
con un violino di un liutaio di Treviso, il maestro Simeoni, appositamente perché si è registrato per la prima volta nella storia con la metodologia della sonda accelerometrica, un particolare modo di registrazione, una novità assoluta. Questa è la prima mondiale di questa novità e sono onoratissimo che Paolo abbia accettato questa chiamiamola sfida tecnologica. Grazie. Thank you.
vi ringrazio, ma prima di tutto ringrazio anche i nostri sponsor, quindi Vini Valdoca, Salumi De Stefani, Colomberotto Culture, Sgambaro e Asco Trade. Ma penso che tutti desideriate almeno avere un bis, e quindi io rinvito il maestro Giorgio. Maestro Bertagnini ha lasciato per un attimo lo scettro a un bravo violinista. Il maestro Bertagnini è veramente un grande professionista, un grande talento, un violinista. Ve l'avete sentito. Bene, allora come visto, per concludere la finata, facciamo dalle quattro stagioni, dall'estate, cosa più importante. Thank you.
nuovo Paolo Tagliamento e l'autore anche di questo suo violino così importante, Franco Simeoni. Come diceva Francesca, metà dell'orchestra ha suoi strumenti ed è proprio per questo che c'è un così bel suono. Oggi questo suono arricchito anche dalla tecnologia, oltretutto tecnologia che quest'oggi ci permette di farlo ascoltare via radio, naturalmente Radio Veneto 1, e poi via streaming web, e anche appunto grazie a questo apporto così importante del... Sì, beh, è veramente una soddisfazione che questa sala venga usata speriamo con continuità, in modo che tutti possano anche apprezzare quanto impegno e quanta capacità i musicisti impiegano nello studio e per avere dei concerti di questo grande livello. In alcune acustiche questa impegno viene perso, perché tanto suono viene sprecato in un luogo magari che non è adatto e non c'è un ritorno nella sala che esprime lo studio e la capacità dei musicisti. Oggi abbiamo assistito a un concerto straordinario, di un livello altissimo, di una precisione, di un'eleganza, di un gusto che solo i musicisti veneti riescono ad avere su Vivaldi. Perché è la loro terra, perché è l'aria della laguna, è l'aria di Treviso, del Radicchio. In tutto il mondo ci invidiano questi musicisti, perché suonare Vivaldi così non è possibile se non hai questo spirito, questa capacità. Sono poche note, poche pennellate che devono essere date con una grande capacità, un grande istinto, una grande cultura dietro. Adesso voi sapete, fare un violino è molto difficile come fare un violoncello, ma suonarlo è molto più difficile. Ci vuole tutta una vita di impegno e di sacrificio. E tante volte questi musicisti vengono poco considerati per quello che è il loro impegno. Il contrabbassista, avete sentito che cosa vuol dire il suono di un contrabbasso quando si sente? È una meraviglia, una forza della natura. Questo musicista è una vita che noi lo vediamo suonare, è un genio del contrabbasso, Beppe Barutti, tutti quanti adesso non vogliono un... È stata una gioia averli tutti qua insieme, insomma. Grazie a tutti. Grazie. Spero vi siate divertiti, è stato direi un bellissimo programma in uno dei più grandi studi di registrazione d'Europa, sicuramente il più grande studio di registrazione d'Italia, il Teatro delle Voci di Treviso. Un ringraziamento va a Fondazione Cassamarca che ce lo ha messo al tempo a disposizione e anche al Comune di Treviso che ci dette il patrocinio. Un ringraziamento a tutti i musicisti, spero di aver dato loro soddisfazione, sono davvero strepitosi, e un ringraziamento a tutti voi per la grande cortesia di averci seguito. Ci auguriamo di avervi divertiti. Guardando avanti, cerchiamo di mantenerci saldi. L'economia del lavoro sarà quella che ci salva. L'economia della finanza sta cercando di cambiare le regole per metter mano su quello che abbiamo sempre fatto, lavorato e risparmiato. Vediamo di prestare la massima attenzione e con il garbo che ci è proprio quando sarà il momento di decidere chi mandare a decidere della nostra sorte. Punto. Ciao ciao.